Ciao Mavi. Ciao Lorenz. Posso disturbarti 2 minuti e farti un paio di domande? Certo, stavo uscendo in terrazzo, se vuoi mettiamo lì. Magnifico, grazie. Ok. Allora Mavi, raccontami, qual è il primo passo per una strategia? Lo studio. Non c'è analisi senza studio. Per poter fare una strategia che poi permetta al cliente di raggiungere i suoi obiettivi, dobbiamo studiare. È come se dovessimo recuperare in poche settimane tutta quella che è la loro conoscenza del loro mercato. Ma scusa, come fate a recuperare così tanti anni di sviluppo di un'azienda in così poco tempo? Dei grandissimi pipponi mentali. Dobbiamo fare l'analisi del panorama, dove andiamo a studiare il mercato, quali sono i principali trend del settore, studiamo poi i competitor per capire quali sono le strategie che stanno mettendo in atto i vari player, quali sono gli argomenti che presidiano di più, andiamo a definire il target, quindi capiamo. Ho capito, ma come fate a tradurre tutto questo in una strategia? Per fortuna siamo dotate di sintesi, nel senso che dobbiamo trasformare tutta questa mole di informazioni in una strategia, quindi in output concreti che permettano sia all'azienda di raggiungere i loro obiettivi, ma che comunque sia una comunicazione che va a parlare del pubblico e che soddisfi quelle che sono le loro esigenze. Ma se volessi vedere una strategia applicata a un cliente o un progetto, dove posso vederle? Beh, facile, vai sul sito di copia e incolla Case History e qui sotto trovi il link. Oh, grazie mille, non ti disturbo più, ti lascio lavorare. Ciao Mavi, ciao.